sindaco di Roma per il Movimento 5 Stelle. Buonasera, avvocato Raggi. Buonasera, buonasera a voi. Allora, 5 minuti per toglierci gli ultimi dubbi che riguardano la campagna elettorale romana. Allora, innanzitutto, lei è romana? Sì, sì, romana di Roma. L'ho chiamata avvocato, avvocato civile. O penale? Lei sa che al Comune di Roma andava molto forte. Ecco, perché va molto forte il penale a Roma. Negli ultimi anni sì, non c'è dubbio. Senta, cosa sta imparando da questa campagna elettorale? Ma in questi ultimi 3 mesi, da quando sostanzialmente io sono stata nominata come candidato portavoce sindaco, devo dire che ho girato Roma ancora di più di quello che non ho fatto in questi ultimi 3 mesi, in questi ultimi 3 anni come consigliere d'opposizione, e ho imparato a conoscere ancora di più i romani e i loro bisogni. E devo dire che tutti mi chiedono del trasporto, mi chiedono del decoro della città, mi chiedono di non dimenticare i disabili che invece scontano politiche che vedono tagli pesantissimi. Allora, sull'assistenza. Andiamo ai contenuti, avvocato, se lei è d'accordo. Primo punto, la Boschi nei giorni scorsi ha detto: se Roma vince la Raggi, i romani devono dire no alla metropolitana, alle Olimpiadi, poi altri temi sono lo stadio, eccetera. Mi sembra che il suo sia il programma del no. Lei sarà un sindaco del no se vincerà? Guardi, io sarò un sindaco del sì, se vuole le posso dire già qualche sì. Sì al taglio agli sprechi, sì agli appalti pubblici, alle gare, sì alla riparazione delle scuole che cadono a pezzi, sì al finanziamento delle politiche sociali, sì al risanamento della città. Allora, sì, ora le chiederò altri sì. Al trasporto pubblico, sì. No, se vuole ce ne sono altri, le chiedo due no che ha detto invece, le Olimpiadi e lo stadio. Olimpiadi sì o no? Non si è capito, lei è a favore o contro? I romani mi continuano a dire che non sono la priorità per Roma, ed effettivamente è così. Roma è una città che cade a pezzi, oggi ha bisogno di altro, ha bisogno di trasporto pubblico, ha bisogno di decoro, ha bisogno di appalti che ripartono, perché Roma è piena di lavori da fare. Noi dobbiamo poter assegnare questi lavori a tante imprese che hanno bisogno di lavorare oggi. Lo stadio. Lo stadio sì, nel rispetto della legge, della legalità, delle norme appunto di legge del PRG. Avvocato Raggi, lei parlava, le chiedo di dare risposte brevi così riusciamo a parlare di tante cose, visto che ci siamo dati 5 minuti massimo. Senta, lei parlava del debito, 13 miliardi, è vero, ma è vero che ha detto che lei non lo pagherà più questo debito? Io ho detto una cosa molto diversa. Io ho detto innanzitutto che il debito che è stato, la gestione commissariale è stata aperta nel 2008 quando si è insediato Alemanno, per evitare di far fallire Roma, che dopo 20 anni di gestione PD arrivava con 22 miliardi di debito. Hanno creato questa gestione commissariale senza tuttavia effettuare uno screening dei debiti e dei crediti che hanno riversato lì dentro. Quindi la prima cosa sarà un audit, un controllo di tutte le poste che sono lì dentro, perché noi oggi ogni anno continuiamo a pagare 200 milioni di euro l'anno, e tutti gli italiani altri 300 milioni di euro l'anno, per ripagare questo debito del quale sappiamo pochissimo. Quindi diciamo l'onora se... Giusto, perché sono soldi nostri. Diciamo... No, attenzione, audit e poi rinegoziazione dei tassi di interesse. Oggi il costo del denaro è pari allo zero e non capisco perché noi dobbiamo continuare a pagare dei tassi di interesse che sono assolutamente fuori mercato. Però chi se li accolla questi tassi di interesse? Se non li pagate voi. E che ce li dobbiamo accollare noi cittadini? Scusi, già non sappiamo per che cosa stiamo pagando, ma non è che finisce che se li accolla il tesoro e poi quindi i cittadini, non come cittadini di Roma, ma come cittadini italiani, li devono pagare ugualmente, no? Guardi, sarà Cassa Depositi e Prestiti, che è uno dei principali finanziatori di questo debito attualmente, ad prendersi la responsabilità di dire che non vuole allineare i tassi di interesse all'interesse del mercato. Questo sta, va d'accordo con Cassa Depositi e Prestiti. Va d'accordo con Giachetti su questo. Dell'economia. Senta avvocato, ultima domanda, abbiamo pochi secondi. Peccato che Giachetti e il PD si sono svegliati un po' tardi, perché prima i 22 miliardi di euro di debiti li hanno fatti. Un'ultima risposta a Renzi, che fa ironia, dice nel suo programma, la Raggi parla di baratto parziale, di uso di monete complementari, e dice pensate un po' a chi vi mettete in mano. Cosa risponde? Beh, io, guardi, Renzi mi sembra che stia facendo l'interesse dei banchieri con i vari decreti salvabanche e dei petrolieri con tutta la vicenda Tempa Rossa. Io direi che quantomeno quando ci sono delle esperienze che altrove funzionano, io ritengo opportuno studiarle. Virginia Raggi, grazie per essere stata con noi di martedì. È un problema suo. Grazie a voi. Grazie. Virginia Raggi, adesso...